lanciare la nuova gamma Philips Fidelio. Perché Philips ha fatto questa scelta e per quale motivo abbiamo deciso di investire in questa nuova gamma di prodotti. In realtà, ripercorrendo la storia di Philips a partire dagli anni 20, è facile capire come Philips di fatto abbia sempre dato grandissima importanza e rilevanza al mondo dell'audio, quindi oserei quasi dire che è sempre stato un po' ossessionato dal voler regalare ai propri consumatori la migliore esperienza audio, e questo in effetti lo si può rivedere e ritrovare ripercorrendo la sua storia, perché nel corso degli anni è stato anche precursore di moltissime innovazioni tecnologiche che sono arrivate sul mercato. Quindi tra le altre cose Philips ha introdotto le prime radio, poi è stato quello che ha portato il lettore CD, quindi sicuramente la volontà di permettere al consumatore di poter fruire della musica nel modo migliore, prestando però sempre moltissima attenzione alla qualità dell'audio. E questo è proprio l'obiettivo, il cuore principale di questa nuova gamma, Philips Fidelio, che è una gamma che nasce proprio con la volontà di essere identificati. Quindi i prodotti saranno proprio marchiati, non più solamente Philips come era fino a ieri, ma avranno proprio il logo di riconoscimento Philips Fidelio. Qual è l'obiettivo di questa gamma? Gli obiettivi sono principalmente due. Da un lato il fatto di permettere al consumatore di poter godere della massima esperienza audio. Massima esperienza audio per noi significa permettere al consumatore di ascoltare la musica così come è stata concepita in origine, quindi riuscire veramente a cogliere ogni tipo di dettaglio, ogni tipo di aspetto all'interno della musica così come l'artista l'aveva concepito all'origine. L'ottima qualità dell'audio viene però poi anche associata a una cura particolare per il design, quindi prodotti che sì, garantiscono la buona esperienza d'ascolto, ma che siano anche molto belli da vedere da un punto di vista estetico, e quindi proprio per questo motivo in tutti i prodotti c'è una cura veramente molto importante, una forte attenzione ai materiali, al design, di modo da garantire al consumatore la migliore esperienza, quindi sia la qualità d'ascolto ma anche da un punto di vista visivo e quindi di qualità. Fidelio è una gamma piuttosto ampia ed è una gamma che coinvolge al suo interno diverse tipologie di prodotto che permettono quindi anche di capire quali sono le categorie su cui c'è forte attenzione per Philips, e quindi qui possiamo fare un overview di tutti quelli che sono i prodotti su cui lavoriamo e su cui c'è particolare attenzione. Da questa parte vediamo degli speaker wireless, quindi queste sono probabilmente le ultime novità che vengono introdotte sul mercato, perché vanno già incontro ad un'esperienza di ascolto un po' diversa, quindi il fatto di poter usufruire della musica in modalità wireless, e quindi ovviamente speaker con potenze diverse per andare incontro alle diverse esigenze dei consumatori. Da questa parte invece vediamo quello che sicuramente è uno dei mercati che sta dando maggiori soddisfazioni all'interno dell'elettronica di consumo, ovvero il mercato delle docking che sono piuttosto complete anche in termini di assortimento, perché vanno da fasce prezzo più accessibili a intorno ai 200 euro fino a prodotti di fasce veramente alte intorno agli 800 euro, che si contraddistinguono ovviamente per il loro livello di potenza, ma anche, come si può vedere, dai design che cambiano e dei materiali. Questo ad esempio si vede che ha il retro in legno, quindi veramente la cura ai dettagli, fino poi a prodotti di questo tipo dove invece l'attenzione al design è senza dubbio ai massimi livelli. Da questa parte invece un'altra gamma molto importante per noi, una gamma che è stata introdotta sul mercato italiano a partire dal mese di settembre, stiamo parlando delle cuffie Fidelio.
mercato delle cuffie, anch'esso un mercato molto importante che sta vedendo forti sviluppi in quest'ultimo periodo, e quindi anche qui un assortimento completo. Le cuffie sono tre, in realtà vanno a soddisfare esigenze diverse, nel senso che questa cuffia e l'altro modello sono cuffie diciamo outdoor, quindi sono studiate più per garantire un isolamento rispetto a quello che è l'ambiente esterno e per essere utilizzate quindi anche all'aperto. Invece il terzo elemento è una cuffia che invece è stata creata soprattutto per un ascolto invece domestico, quindi per poterla utilizzare in casa, e ha un sistema acustico invece aperto, che quindi non dà diciamo come priorità quello dell'isolamento da quello che è l'ambiente esterno. E queste cuffie anch'esse tutte per garantire, come si può vedere, una massima attenzione ai materiali, ogni dettaglio veramente studiato con il materiale migliore per poter garantire la migliore resa audio e garantire quindi una validissima qualità nell'ascolto. E poi da questa parte invece quest'ultimo elemento è l'altra categoria che risulta essere coinvolta dalla parte Fidelio, ovvero i sistemi home theater, quindi la volontà comunque di proporre sempre un sistema audio che possa essere abbinato al televisore, in grado di dare veramente, amplificare al massimo l'esperienza visiva e d'ascolto del consumatore. Quindi anche i sistemi home theater sono caratterizzati da Fidelio, e queste diciamo sono tutte le categorie che sono coinvolte diciamo da questo nuovo posizionamento.